Buon venerdì, tifosi rossoneri, eccoci ancora con Bepi Club Rossonero, parliamo di Milan, l'angolo rossonero di Bepi Sport in questa giornata di fine settimana, un fine settimana che vedrà il nostro Milan impegnato a Palermo, Palermo-Milan, quindi parleremo tanto di questo, parleremo di Bacca, della febbre di Niang e dei possibili cambi di formazione, daremo un probabile 11, anche se oggi francamente sappiamo poco, visto che Montella dovrà ancora parlare in conferenza stampa, lo farà domani, poi vedremo a che ora avremo in collegamento un ospite tra pochissimo, quindi io non perdo tempo, lancio la sigla, poi presenterò il mio ospite qui in studio e ovviamente ci metteremo in collegamento con il nostro ospite speciale. A dopo! Rieccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno Bepi, buongiorno a Bepi Rossoneri, quindi tifosi rossoneri, presento, prima di presentare il nostro ospite in diretta telefonica, Giacomo Magnani, buongiorno. Buongiorno Mike, è un piacere essere qui. Ecco, rapidamente, perché abbiamo subito in collegamento Diego Batantuono, Diego, buongiorno. Diego, subito una domanda, ma questo Milan è eccezionale veramente, veramente eccezionale, insomma. Un colpo di scena delle proprie. E no, questo Milan non credo che sia eccezionale. Sarà un Milan che va sempre paragonato a quello di prima. Nel senso che ogni riassunto delle mutazioni precedenti si può poter fare un passo avanti. Noi venivamo da un lungo periodo di mancanza di gestione, di confusione, nella confusione societaria c'è una gestione irrazionale, insomma, mi sembra che le cose siano migliorate anche per quello. Non credo che anche un pochino di fortuna ci abbia aiutato una serie di componenti, perlomeno siamo andati a pari della sfortuna di prima, non so. Ecco, Giacomo Magnani in studio, una domanda per lei, secondo me andrà subito al punto della situazione. Buongiorno Diego. Buongiorno, io ti dico che sento un forte ritorno Ma noi la sentiamo bene, Noi noi la la sentiamo sentiamo bene, bene, noi la però sentiamo mi bene. sento male, ma comunque perché la qualità delle cose che dico va bene anche Esatto. Senti, Diego, una domanda. Tu che hai visto giocare nel Milan degli attaccanti fortissimi, se dovessi scegliere in questo momento, faresti giocare Bacca o Lapadula in attacco? ma io parto dal presupposto che per giudicare la padrone volevo giocare. E Giusto. dopo che ha giocato posso dire se preferisco Bacca o la padrone. La padrone io l'ho visto giocare in un'altra squadra e quindi era un'altra cosa. E quindi bisogna avere un termine di paragone. Io prima farei fare un paio di partite alla padrone, trovando la formula, prima se ne sono 6 anni, cercando di trovare un meccanismo per riuscire a far giocare assieme. Oppure facendo riposare un po' Bacca, ma so, finché non l'ho visto giocare non posso fare un paragone. Invece, secondo te, è giusto dire che in questo momento Vincenzo Montella è il vero segreto del Milan? Beh, è facile, ci sono gli stessi giocatori di prima, è cambiato l'allenatore, mi sembra evidente che la mossa vincente sia stato l'allenatore. Che Montella sia una persona intelligente si capisce dal fatto che ha il senso dell'umorismo e dell'ironia. Io raramente trovo persone con un'intelligenza rotonda completamente prive del senso dell'umorismo. Certo, ci sono delle persone magari che ne hanno poco, ma sono molto specifiche. Allora, a questo punto, se avevo una persona più rotonda che potesse portare avanti il discorso tecnico, ma anche umano con i giocatori, anche rapportarsi bene con la società, solo lui sta dimostrando di avere un'intelligenza vera a tutto tondo e in più di essere capace di fare Ma cosa ne pensi invece di questo Milan giovane italiano, facendo un discorso più generale? Cioè, ti fa allenatore. Come piacere dici, scusa, vedere? non ti sento molto lontano. Sì, Sì. dicevo, ti fa piacere questo Milan giovane italiano, cioè questa tua squadra che tifi con tanta passione, portare avanti un discorso positivo per tutto il movimento calcistico italiano? Guarda, io credo che il discorso delle squadre giovani sia sempre esistito, nel senso che si inserivano elementi nuovi in una squadra che aveva l'esperienza e la qualità.
E allora a quel punto le potevi inserire un po' alla volta, uno o due stagioni, e fino era sempre fatta così. Il problema è che adesso non avendo più nessuno di esperienze di qualità, o pochi, inevitabilmente devi inserire dei giovani. Cioè, un conto se è una scelta, dici, ma sai, faccio riposare Messi o chi per lui e metto dentro un giovane, ma se l'alternativa giovane è uno più vecchio ma che non è Messi o che non è un grande giocatore, a quel punto è una ragione forza, insomma, cioè, da anni io sento adeguare la strategia alle cose alle possibilità che si hanno. Uno dice abbiamo solo vecchi, l'idea è di avere una squadra di esperienza, ma non è che l'idea, l'idea è che sei solo dei vecchi, è quello. Se non hai il telaio ben strutturato, a quel punto di tanto vale affidarsi ai giovani. Ma non è, insomma, le scelte sono scelte quando puoi scegliere, se non puoi scegliere, che scelte sono? E un'altra domanda invece che mi viene da farti è chi secondo te Ma merita? dove siete? In una grotta a fare l'intervista, eh? Più o meno, più o Dove meno. c'è effetto notte di Natale? Manca il fiato del bue e la sirena. Comunque, dicevo, ma chi secondo te merita di indossare realmente la maglia del Milan? Quelli che ce l'hanno lo meritano perché stanno andando abbastanza bene. La rosa è quella, non deve continuare a fare dei ragionamenti astrusi, merita, non merita, è da Milano, è da Milano. Milano è fatto di quella gente lì, di quelli che abbiamo. A quelli si vanno ad aggiungere dei giovani, perché ovviamente se tu avessi la possibilità di comprare uno non giovanissimo, ma sicuramente bravo, lo comprerete. Ma siccome non tiri fuori i soldi, non vuoi, non vuoi, non si capisce, potrei dirlo in cinese, ma non so neanche il cinese, non so per che motivo non si possono comprare i giocatori, a quel punto lì, inevitabilmente, tanto vale, cioè obbligatoriamente, devi fare con quelli che hai, quindi sono da Milan tutti. Più che, ecco, tu è, più, Pronto? ci siamo, di cinesi a proposito, io non ti chiedo cosa ne pensi dei cinesi perché di fatto non li conosciamo ancora, ma cosa ne pensi di un Milan senza Silvio Berlusconi? Abbiamo forse perso il collegamento Diego Batantuono? Sì, l'abbiamo perso, Abbiamo Gianluca. perso. Abbiamo perso. Diego, ci senti? No, non lo sentiamo più. Jack, stavamo Niente. chiedendo a lui cosa ne pensasse di un Milan senza Silvio Berlusconi. Magari se riusciamo a ripristinare il collegamento, poi ce lo dirà. Ecco. Abbiamo parlato di questo duello Bacca Padula, che di fatto duello non è. Diego, forse ci siamo. Diego? Eccoci, mi senti Diego? Molto lontano, sento la mia voce che rientra nello studio e voi mi sento lontano, purtroppo ci avete un problema tecnico. Allora ti faccio l'ultima domanda, così poi ci salutiamo. Tu hai parlato di cinesi, non ti chiedo di dirmi cosa ne pensi dei cinesi perché ancora non li conosciamo, ma ti chiedo cosa ne pensi di questo Milan senza Silvio Berlusconi. Senza Silvio Berlusconi. Senza Silvio Berlusconi da quando, secondo me, da quando Allegri ha finito la sua stagione, cedendo, avallando la cessione di Pirlo, avallando tutte le cessioni di tutti i giocatori che avevamo e che da Seedorf a Lambrosini, che potevano fare quel passaggio di cui parlavate prima. Sono passati anni, ormai è passato il parlare del passato, però lui evidentemente ha avuto delle altre cose da fare. La mancanza si sente, ma è una mancanza che si sente da parecchi anni, quindi non è che, anzi, tutto sommato, senza quest'anno sembra quasi che ci sia più quest'anno che negli anni passati. Quindi Milan senza Berlusconi, torniamo indietro di 20 anni. Però certo, le cose, tutto cambia nella vita, può succedere,
ma io trovo poco chiara questa situazione. Il calcio ha delle regole poco chiare, le vendite, le cessioni, le plusvalenze, c'è un giro di denaro che non mi convince. Una volta, quando io ero ragazzo, nessuno voleva fare il presidente della squadra di calcio. Adesso tutti vogliono fare il presidente della squadra di calcio. E se possono neanche due o tre. E io, per esperienza, vedo che quando c'è molto interesse per qualcosa, vuol dire che c'è un giro di soldi, ma soldi messi via anche. Quindi senza parlare di nessuno e rimpiangendo Berlusconi, che in questo momento purtroppo è poco presente, però non posso fare previsioni sul futuro, è molto nebuloso proprio il mondo del calcio, insomma. C'è un'area di commercio e non di sforzo, ma c'è poco. Io una volta vedevo delle famiglie molto ricche che facendolo sapere, cioè proprio sottolineandolo, spendevano molti soldi. Adesso vedo tanta gente che vuol fare presidente di squadra di calcio, gente che arriva dall'America, dalla Cina, arrivano e comprano, ma anche in Italia stessa, tanti sono felicemente padroni di squadre di calcio e inevitabilmente c'è un tornaconto. Ecco, parlando invece di futuro prossimo, ti chiedo un rapido commento su Palermo-Milan. Che partita ti aspetti? Se vuoi farci un pronostico prima di salutarci. Il pronostico lo faccio ottimista, però c'è anche la statistica. Prima o poi Palermo vincerà. Speriamo non contro di noi, Diego. Che non siano proprio, non siamo proprio noi. Che tenga duro il Palermo nel suo periodo un po' torto, purtroppo per lui, ma che tenga duro il Milan nel periodo che gli va dritta, insomma. Credo che se come l'ha messa in questo periodo Montella, se la squadra gioca può anche vincere. Grazie Diego per essere stato con noi. Grazie a voi. Un saluto a Diego Abatantuono e noi dalla regia abbiamo subito segni diciamo di sfida, di lotta. Ci vanno la guerra, se non andiamo in pubblicità, caro Jack, dobbiamo subito quindi andare in pubblicità, poi rientriamo. Con calma introduciamo il discorso legato a Palermo-Milan. A tra pochissimo. Eccoci, bentornati, anzi benvenuti, perché ci siamo veramente presentati di sfuggita al volo per dare spazio a Diego Abatantuono, che è stato in collegamento con noi e lo ringraziamo.
per questo ho generato tanti spunti interessanti, ci siamo fatti due risate con Diego Batantuono. Jack, parliamo diciamo un po' più seriamente della partita Palermo-Milan e entriamo, quindi ci focalizziamo nel clima, cioè nell'argomento caldo di questi ultimi giorni. Ormai siamo a venerdì, fine settimana, domani sarà tempo di conferenza stampa, l'abbiamo visto anche nell'ultima ora che la regia ci ha prontamente preparato, quindi Montella domani parlerà in conferenza stampa alle ore 13.30, sentiremo cosa avrà da dire. Intanto sento tu cosa hai da dire preventivamente di questo Palermo-Milan. Partita insidiosa senz'altro, come anche ha detto Diego Batantuono, prima o poi il Palermo dovrà tornare a vincere, speriamo che non torni a vincere contro di noi. Comunque ci saranno delle novità per Vincenzo Montella, rientra Mati Fernandez che probabilmente sarà anche convocato, prima convocazione rossonero per lui, ci sarà il ritorno di Luca Antonelli che non si vede da un po' dalle parti di Milanello e che quindi porterà, o meglio, permetterà a Vincenzo Montella di far rifiatare certi giocatori come Abate e De Sciglio che in questa settimana sono stati sfruttati tanto, quindi possiamo anche dire che, come dire, l'esperimento Poli terzino destro viene accantonato, piuttosto Vincenzo Montella preferisce dare fiducia a Luca Antonelli nonostante sia appena rientrato da un infortunio abbastanza lungo. Anche se non è detto lungo. Che parta da titolare. Non è detto, se ne parla in queste ore, sicuramente domani ci sarà la conferenza stampa come appena detto tu, speriamo che probabilmente Vincenzo Montella ci darà anche delle informazioni in più così da comporre gli ultimi tasselli dell'11 possibilmente titolare contro il Palermo. Ecco, a breve avremo anche un collegamento telefonico, poi parleremo anche con lui di questo. Uno dei nostri argomenti sarà questo caso Bacca, anche se caso non si può definire, probabilmente giocherà la Padula. Almeno noi poi vedremo anche nella probabile formazione che abbiamo disegnato, abbiamo messo la Padula. Ti aspetti questa chance del primo minuto per la Padula? Senz'altro, ci può stare come scelta da parte di Vincenzo Montella, perché comunque nelle ultime settimane Carlos Bacca non ha fatto bene ed è anche giusto finalmente dare un'opportunità a Gianluca Lapadula, che fin qui non ha avuto ancora abbastanza occasioni per potersi mettere in mostra. Detto questo, dobbiamo essere fiduciosi, vedremo se Gianluca Lapadula saprà sfruttare l'occasione contro il Palermo, che sicuramente sarà per lui importante, perché secondo me se Gianluca Lapadula dovesse giocare titolare contro il Palermo, ma soprattutto dovesse fare bene, non escludo che fin dalle prossime settimane possa essere schierato da titolare al posto di Carlos Bacca. Ecco, abbiamo il collegamento telefonico Roberto Ferrari, giusto, Radio DJ, buongiorno Roberto. Roberto, noi sappiamo che tu segui con molto interesse le vicende di casa Milan, quindi un commento su questo Milan attuale che ci sta facendo tornare un po' al sorriso, ecco. Ma io, se avete peccato, faccio un po' fatica a capire i ragazzi. No, ma un po' di ritorno, ma non ci sentiamo bene. Capire quello che dicevate perché c'era troppo eco. Volevo dire che avete beccato la persona sbagliata per parlare di Milan, perché io non conosco neanche la formazione, cioè io sono un milanista di quelli, sai, così molto easy, molto forse molto leggeri, tutto perché era milanista mio papà e ho mandato avanti la tradizione, però mi sembra che questo periodo sia andato abbastanza bene per il Milan, giusto? Stiamo andando benissimo, spiegaci, che ricordi hai allora del Milan, del tuo Milan? Come, scusami? Che ricordi hai tu del Milan? Io mi ricordo le ultime partite di Rivera, ecco, tanto per intenderci. No. Quindi? No, ma io ero abbastanza appassionato del Milan, lo seguivo, ovviamente nell'epoca del Milan stellare con Babà, Reichardt, con Maldini, con Albertini, insomma con tutti quelli fortissimi di quell'epoca. Attualmente c'è onda del Milan, c'è? Onda del Milan c'è ancora, purtroppo. Okay, mi ricordo quello, ma te lo ricordi in maniera positiva o in maniera negativa? Mi sembra che non abbia bene. L'abbiamo preso un po' per vendere magliette, si può dire così. Ah, ok, ho capito. E invece su Radio DJ raccontaci un po' il tuo appuntamento. Allora, no, io vi devo dire però un'altra piccola cosa sul Milan. Se volete, uno esperto di Milan,
dovete assolutamente entrare con DJ Angelo, perché lui è uno di quelli che distrugge i divani a casa quando il Milan non segna, oppure quando sta perdendo. Quindi è uno di quelli che se la prende molto e che scarica molto in queste situazioni qua. Quindi DJ Angelo sarà futuro ospite nostro? Secondo me sì, glielo dico e vi faccio per volta parlare con lui. Io sono veramente molto più a quelle robe. Pensate che l'altra sera sono entrato in un ristorante di un amico quando c'era la partita Milan-Juventus, sì, che stava definendo. Io me ne ero accorto in quel momento che c'era la Juventus. E ho visto il risultato, ho detto 1-0 per il Milan, non può essere, ho sbagliato TV, per me non può essere. Beh, allora però sei informato sul fatto che in questi ultimi anni il Milan purtroppo è inferiore alla Juve, ecco. Non ho capito niente, che c'è molto detto, ragazzi. Sì, ti dicevo, almeno sei informato del fatto che la Juve purtroppo in questi anni è superiore al Milan. Sì, quello mi sembra di averlo capito, sì. Mi sembra di aver capito che c'è una certa dominazione della Juve in questi ultimi anni, giusto? Cioè che la Juve è un po' domina. Domina parecchio, caro Roberto. Come? Domina parecchio in Italia, in Europa, insomma, ha un po' preso il nostro posto, si può dire così, purtroppo. L'altra sera col Milan no, ha perso, gli hanno legato un gol che era abbastanza regolare, però vabbè, ma noi non ce lo ricordiamo mica, Roberto. Noi ci ricordiamo solo il gol di Locatelli. Dai, chiudiamo, che ci racconti questo tuo appuntamento su Radio DJ. Va benissimo, tutti i giorni dalle 13 alle 14 con Ciao Belli, con due milanisti top, io e DJ Angelo, che uno sicuro, l'altro insomma a me. Tu sei da controllare, di origine da controllare, giusto? Dai, va bene, sono d'accordo. Quindi ti posso salutare con un Ciao Bello? Certo, sì, assolutamente. Ciao Bello, un saluto a Roberto Ferrari, con il quale ci siamo divertiti. Un milanista atipico, old style, a Marcord. Sì, un po' troppo a Marcord, però insomma, un po' troppo. Lui dice di essere milanista, il nostro Roberto ci ha chiamato, invitatevi che sono milanista. Noi apriamo la porta a tutti, no? Senz'altro. Ovviamente, per fortuna che avevamo qualcuno, meno male che non ci ha detto Ciao Belli, perché con noi avrebbe sbagliato Assolutamente sì, cioè, assolutamente tu sì. Sicuramente un po' di più di me. Vabbè, dicono che sembro, oggi mi hanno detto che sembro Pasalic. Dopo Suso, adesso assomiglio anche a Pasalic. No, se quello no, però insomma, sono un po' tutti, uno nessuno 100.000. Invece qua ci arrivano messaggi, ci arrivano grande Giacomo Magic Suso. Grande, grazie. Jack, stavamo parlando di Baccalappadura, tu giustamente hai fatto considerazioni importanti. Non riusciamo ad essere seri. No, oggi no. Cerchiamo di rientrare nella serietà. Facciamo vedere questa grafica. Carlo si impanca perché? Perché noi abbiamo scritto un periodo no, perché è utile la partita in corso, vedi partita contro la Samp. Io ce l'ho lì quella partita, appunto, dove Bacca entrò e decise appunto il match di Marassi. Impegni importanti con la nazionale, poi andremo a vedere quali. E riposo in vista del derby, perché non dimentichiamoci che dopo per la Milan ci sarà la sosta per le nazionali e poi si entrerà subito carichi col derby contro un Inter che sicuramente avrà un nuovo tecnico in panchina, quindi le motivazioni anche dei nerazzurri saranno elevate. Io mi ricordo, caro Jack, che nel 2011, l'anno in cui il Milan vinse lo scudetto, c'era Leonardo in panchina all'Inter, l'Inter era a 2 punti, il Milan, se non erro, perse a Palermo o pareggiò, poi ci fu la sosta e ci fu subito il derby. Quel derby andò bene, 3-0 per noi. Oltretutto noi giocavamo senza Ibrahimovic, Zlatan era stato espulso in quel periodo per 3 giornate, quindi insomma l'Inter era in periodo di grazia perché andava tutto molto bene, era in forma. Il Milan arrivava da un periodo notevole di difficoltà, faceva fatica a fare risultato, oltretutto Zlatan Ibrahimovic, che era il principale marcatore, in quel periodo era stato espulso, quindi insomma fu un derby molto difficile, ma che alla fine si risolse nel migliore dei modi, perché 3-0, Pato, Cassano, 3 punti in cascina e allungammo poi sull'Inter, verso lo scudetto, giusto? Un allungo decisivo, non avrà la stessa rilevanza il derby del 20 novembre, ma sarà sicuramente molto importante. Abbiamo parlato nella grafica di impegni importanti con la nazionale per Carlo Sbacca. Si sa che ogni volta che lui raggiunge la nazionale, questo comporta un suo dispendio di energie, anche e soprattutto legato al viaggio.
perché è un viaggio molto lungo quello che va ad affrontare, e poi è un Bacca che affronterà il Cile e l'Argentina, quindi due sfide importanti con la sua Colombia, e poi appunto c'è un derby che sicuramente non può vedere un Milan privo di Carlos Bacca, perché la Padula, è vero, avremo l'opportunità dal mio punto di vista di vederlo all'opera contro il Palermo, però francamente mi sembra un po' immaturo, comunque acerbo per il derby. Assolutamente, è una giusta considerazione. È vero, Carlos ha sempre sofferto in maniera particolare questi viaggi internazionali a causa, diciamo, della convocazione in Colombia. Effettivamente tutte le partite in cui lui rientrava dalla sosta per la nazionale faceva fatica a carburare. Oltretutto poi comunque le sfide contro Cile e Argentina con la Colombia sono delle sfide molto sentite in Colombia, quindi insomma richiederanno un dispendio di energie molto importante. Ora speriamo che qualche energia la tenga da parte per il derby, che comunque sarà allo stesso modo importante, esattamente come le sue partite con la Colombia. Ora la partita contro l'Inter sarà sicuramente insidiosa, noi non sappiamo ancora chi si darà sulla panchina dell'Inter, a prescindere comunque anche Vincenzo Montella sa che affrontare una squadra, non dico nuova, però una squadra con un nuovo allenatore, con soprattutto con delle nuove idee tecniche in testa, è sicuramente più difficile da affrontare, ecco. Quindi, sicuramente insomma, anche le motivazioni le motivazioni giustamente mentali saranno anche molto diverse, saranno molto molto, come dire, propensi a fare bene. Insomma, sarà davvero un match difficile quello contro i cugini interisti. Ecco Jack, tre punti che abbiamo visto nella grafica di Carlos Bacca, che pregherei la regia anche di vedere magari con l'utilizzo di una farfalla, così se si può dire. Eccola qui, bellissima. C'è questo periodo no di Carlos Bacca, non segna da 4 partite, l'ultimo gol su azione il 20 settembre, l'ultimo gol invece in assoluto su rigore contro il Sassuolo il 2 ottobre. Insomma, sono cifre abbastanza importanti, più che preoccupanti, per un giocatore che vediamo anche spesso lontano dal gioco. Montella disse: preferisco vederlo lontano dal gioco, basta che segni. Il problema è che se un giocatore è lontano dal gioco e che neanche segna, è difficile trovare punti positivi in questo periodo. Hai detto tutto, non c'è altro da aggiungere. Purtroppo davvero Carlos Bacca sta facendo fatica in questo periodo, non è inserito nel gioco, non riesce a trovare gol, non ha gli spunti giusti per segnare. Oltretutto poi quando viene sostituito si mette anche a litigare con Vincenzo Montella, il che non fa altro che, tra virgolette, peggiorare questa situazione non troppo felice. Anche alimentare voci. E alimentare voci, esatto. Si è parlato nel mercato estivo, ovviamente, di questa volontà del Milan di cedere il giocatore. Adesso le porte del mercato per Carlos Bacca pare possano riaprirsi, ecco, soprattutto dopo questi ultimi screzi con l'allenatore. C'è sempre il Paris Saint-Germain di Unai Emery comunque con Carlos Bacca ha vinto 2 Europa League, è normale che tra i due ci sia un feeling molto molto particolare, ed è chiaro che nel momento in cui si dovesse inclinare qualcosa nel rapporto tra Carlos Bacca e Milan, il Paris Saint-Germain potrebbe essere un'opzione, oltretutto il Paris Saint-Germain non sta facendo benissimo in Francia, ci sono una serie di critiche e più di una volta si è parlato di un possibile rinforzo di Carlos Bacca, così per provare a portare quei gol importanti appunto al Paris Saint-Germain. Vedremo, in questo momento Carlos non deve fare altro che concentrarsi, stare in un certo senso sereno e concentrarsi sul Milan, perché l'unico modo per poter superare un momento di difficoltà è concentrarsi e stare tranquillo. Quindi il tempo risolverà anche questo problema e sicuramente riporterà Carlos Bacca al gol. Ma secondo te riuscirà ad assorbire o capire il vero senso di una possibile esclusione Carlos Bacca, nel senso una possibile esclusione dall'11 titolare di Carlos Bacca, con tutte le giustificazioni del caso, le abbiamo date anche noi, eppure noi lo metteremo in panchina in questo momento, potrebbero alimentare ulteriori voci. Secondo te sarà bravo il giocatore a stemperare questo polverone che si sta creando? Penso proprio di sì. Comunque Carlos ha sempre detto che il Milan è la sua squadra, è venuto al Milan per provare a riportarlo in Europa. Questo è il suo obiettivo fin dall'inizio, da quando è arrivato in rossonero. Il suo agente l'ha più di una volta ribadito questo concetto. Carlos è un giocatore maturo, esperto, che ha giocato in tanti campionati. Credo che sappia cosa vuol dire, come dire, giocarsi il posto con il proprio compagno di squadra. Fin qui ha sempre giocato,
non vedo che problemi ci siano a dare una chance a Gianluca Lapadula in vista della partita contro il Palermo. Lapadula che scalpita, lo vediamo anche nei nostri titoli laterali, Lapadula scalpita, ha giocato poco fin qui, se non erro 5 presenze, solo 2 da titolare contro Chievo e Sampdoria, meglio contro il Chievo che con la Sampdoria, contro il Chievo di fatto gli è mancato solo il gol contro la Samp, invece ne ha sbagliato uno abbastanza facile che lui si è ricordato per diverso tempo, come giustamente ci aveva detto nel corso di un evento al Casinò di Campione. Ovviamente dobbiamo andare in pubblicità, io colgo l'occasione, arrivati al termine di questo secondo blocco dove abbiamo un po' ripreso le redini della trasmissione dopo aver parlato con due simpaticoni, si può dire così, ricordando a chi ci sta seguendo di mettere mi piace sulla pagina Facebook di Baby Sport, il pollice è quello lì grigio che dovete far diventare blu cliccando mi piace, seguendoci con commenti, considerazioni, saluti vari, insulti per me. Oh, ecco Jack che si ricorda l'appuntamento per gli insulti a lui indirizzati. Io invece ricordo l'appuntamento alla regia, che così non mi martella in questo momento, per la pubblicità, però mi raccomando, perché dopo la pubblicità ci siamo anche noi, se saremo vivi dalle torture della regina, mi raccomando non mancate. Eccoci tornati, caro Jack, stiamo analizzando Palermo-Milan in tutti i suoi lati, ecco, andiamo al lato campo. Lato campo abbiamo provato a disegnare la probabile formazione che scenderà in campo domenica al Barbera, ovviamente il Milan si allenerà oggi, si allenerà anche domani in rifinitura mattutina, prima della partenza per la Sicilia appunto che avverrà nel pomeriggio e dopo la conferenza stampa di Montella che ricordiamo sarà alle 13.30. Abbiamo disegnato un 11, pregherei la regia di mandarlo in onda, eccolo qui, non si giocherà San Siro ma comunque la grafica è stupenda con Donnarumma tra i pali, arriva la difesa, arriva sì. Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio, ne abbiamo messo De Sciglio nell'undici titolare, poi Kuzka, Locatelli e Bonaventura a comporre il tridente di centrocampo. Davanti, ecco, abbiamo inserito la Padula con Niang e Suso, eccola qua, completa, ripetiamo, Donnarumma tra i pali, Abate e De Sciglio sugli esterni, Paletta, Romagnoli due centrali, Locatelli nel ruolo di regista, in cabina di regia, con Bonaventura e Kuzka mezzale, davanti il tridente Suso, la Padula, Niang e la Padula. Cosa ne pensi? È una buona formazione, è la formazione che fin qui sta facendo meglio,
appunto c'è l'inserimento di Lapadula al posto di Bacca, opportunità appunto per Gianluca Lapadula da cogliere al volo da quel punto di vista. Vediamo, perché addirittura si parla di un Niang che potrebbe in realtà non essere titolare, perché a quanto pare non ha ancora smaltito la febbre. Sicuramente domani Vincenzo Montella dirà qualcosa di più in conferenza stampa, però noi per il momento lo mettiamo nella formazione titolare, perché alla fine anche domenica contro il Pescara non doveva essere titolare, doveva essere in tribuna. In realtà è sceso in campo fin dal primo minuto non facendo benissimo, ma quello è un altro aspetto. È la formazione che fin qui appunto sta facendo meglio. Paletta, Romagnoli soprattutto stanno facendo bene. Paletta rientrerà dopo la squalifica, ricordiamo che domenica contro il Pescara ha giocato Gustavo Gomez, che per carità non ha, ha giocato bene ma non ha brillato, ha avuto un po' di difficoltà, insomma deve ancora un po' ambientarsi al calcio italiano, quindi da quel punto di vista bene che rientri Paletta nell'11 titolare. E poi per il resto è la stessa formazione di sempre: Locatelli che fin qui sta facendo molto bene in cabina di regia, Suso sulla destra, Bonaventura sulla sinistra, Bonaventura mezzala sinistra, Suso sulla destra e Niang sulla sinistra. È la stessa formazione. Diciamo che noi in studio siamo molto curiosi di vedere questo Gianluca Lapadula, perché in fin dei conti è stato il principale, non dico il principale, però quando è arrivato, ti ricordi che quando è arrivato in estate Gianluca Lapadula è quello che è costato di più. È quello che è costato di più, soprattutto è arrivato con l'etichetta del post Bacca. Insomma, Bacca ufficialmente era abbastanza forzato, l'abbiamo sempre detto. Esatto, ufficialmente Bacca era un passo dal West Ham, quindi insomma Lapadula era arrivato per sostituire Bacca, poi Bacca è rimasto. Insomma, vedremo se Gianluca Lapadula riuscirà ad essere perlomeno all'altezza dell'attaccante colombiano. Ecco, giustamente da casa Pietro Cassani ci dice: Niang non gioca, c'è Pasalic a centrocampo e Bonaventura davanti. Noi non vogliamo fare la figura degli impreparati, caro Jack, avevamo già chiesto alla regia di prepararci una grafica, ecco, perché Niang ha la febbre, quindi Niang con la febbre, chi a centrocampo, con l'idea ovviamente di spostare Bonaventura nel tridente d'attacco. Abbiamo disegnato questa torta con Pasalic in vantaggio, 70% per lui di probabilità di essere schierato dal primo minuto. Abbiamo messo un 20% per Sosa e 10% per Mati Fernandez. Sosa che dal mio punto di vista sarebbe folle rischierarlo dopo le deludenti prove sia a partita in corso che dal primo minuto, sei d'accordo? Sono d'accordo, direi che la partita contro il Pescara ha dato una giusta idea. Pasalic è entrato e ha fatto bene, ha dimostrato di essere un giocatore intraprendente che ha voglia di mettersi in mostra. Sosa ha fatto fatica a imporsi nel centrocampo rossonero, non è riuscito a velocizzare la manovra rossonera. Mati Fernandez, come abbiamo appena detto, verrà convocato per la prima volta da Vincenzo Montella per la partita contro il Palermo, appena rientrato da un infortunio muscolare comunque importante, è improbabile che venga schierato dal primo minuto, magari a partita in corso. Però in questo momento è in forte vantaggio Mario Pasalic, il croato che è arrivato in estate dal Chelsea, quest'oggi ha anche parlato, ha fatto sapere che per lui è un onore essere al Milan, come biasimarlo d'altronde. Insomma, anche per Mario Pasalic, probabilmente nel momento in cui Mbaye Niang dovesse dare il forfè, ci sarà anche l'opportunità per Mario Pasalic di mettersi in mostra dopo aver giocato pochi minuti. Insomma, ricordiamo che domenica contro il Pescara ha fatto il suo debutto in Serie A con la maglia del Milan, quindi ha veramente giocato più. Forse è anche nel caso Pasalic che si vede la bravura di Montella, ovvero lui ha trovato il punto giusto, il momento giusto per dedicargli parole importanti, per inserirlo nel contesto dopo un periodo, diciamo, da desaparecido. Per Mario Pasalic, che poi ha difficoltà in lingua e quindi anche nel gruppo sarà stato difficile per lui amalgamarsi, si parlava da ambienti di Milanello comunque di uno abbastanza timido, comunque che aveva difficoltà nell'entrare nei meccanismi del Milan. Adesso invece è un giocatore che è la prima scelta per il centrocampo, perché con un Sosa così diamo fiducia a Pasalic, che è anche giovane. Oltretutto con ancora Andrea Bertolacci che non è ancora entrato, si è allenato a parte, ma insomma Andrea Bertolacci non lo vediamo dalla prima di campionato contro il Torino, che è entrato e dopo 5 minuti è stato sostituito. Peccato, perché per esempio Andrea Bertolacci, si è parlato molto di Andrea Bertolacci quando si è saputo dell'arrivo di Vincenzo Montella al Milan, perché Andrea Bertolacci doveva in un certo senso doveva essere un nuovo inizio per Andrea Bertolacci con la maglia rossonera, proprio perché Vincenzo Montella dà molto spazio ai giocatori tecnici come Andrea Bertolacci. Andrea Bertolacci è fuori e per questo effettivamente direi che in questo momento dare l'opportunità a Mario Pasalic sia la cosa migliore, oltretutto viste le
come dire, povere prestazioni in questo momento di Sosa a centrocampo. Ecco, e Mati Fernandez invece, raccontiamo un po', lui è arrivato l'ultimo giorno, questo creando anche questa un po' di atrima con il Cagliari, giusto sottolinearlo, tra Capozzucca e la Cimira, nella persona ovviamente di Adriano Galliani, poi subito la sosta delle nazionali e l'infortunio. Adesso invece pare sia tornato, anche per lui Montella ha espresso parole importanti, la voglia di giocare, che non ve la spiego neanche, però è da un po' tenere a freno. Ma secondo te in questo Milan dove lo collocheresti? Perché di fatto Kuzka non sta facendo male, Bonaventura non ne parliamo neanche, Locatelli a centrocampo dal mio punto di vista è quello più sostituibile di tutti, l'attacco è disegnato, è l'unica pedina che puoi spostare ogni tanto, è la Padula per Bacca, quindi Jack. Difficile prevedere dove possa metterlo. Vincenzo Montella però, nonostante tutto, è convintissimo che Mati Fernandez comunque riuscirà, come dire, a ritagliarsi uno spazio da titolare. A dire la sua, è convinto che riuscirà a trovare tanto spazio nel Milan. Addirittura quest'oggi i giornali parlavano di un possibile cambio di modulo, 4-2-3-1 con l'avanzamento di Mati Fernandez. Non lo so, perché davvero noi purtroppo l'abbiamo visto poco Mati Fernandez, e oltretutto, come giustamente hai detto tu, in questo Milan che ormai è collaudato, perché i giocatori sono quelli, stanno facendo bene e non ha senso cambiare delle pedine in questo momento perché si rischia magari di rompere gli equilibri, non lo so, ci deve sorprendere Vincenzo Montella da quel punto di vista. C'era chi mi ha detto, secondo me la partita contro il Palermo è la partita giusta contro un avversario facile sulla carta almeno, per cambiare un po' gli equilibri e provare Bacca e la Padula insieme, perché se ne è parlato tanto, perché anche Jeddah in collegamento con i nostri studi aveva detto secondo me possono giocare insieme. Jack, io dal mio punto di vista non cambierei il modulo. Nemmeno io, anche per un fatto, come dire, tattico, perché in questo momento credo che il 4-3-3 sia il modulo migliore per coprire bene il campo. Col 4-3-1-2 secondo me lasceremo troppo scoperte le fasce che oltretutto, ricordo, a inizio stagione sono state il nostro vero problema, con i due terzini che facevano molta fatica. Quindi il modulo non va assolutamente cambiato, perché il Milan ormai sta imparando e ha imparato a giocare con questo modulo. E comunque ci ricolleghiamo a quel discorso che abbiamo fatto prima. In questo momento il Milan sta facendo bene con questi giocatori, con questo modulo, con queste idee di calcio. Insomma, se Vincenzo Montella non è un pazzo, non credo che vada a completamente a scombussolare la squadra, perché vorrebbe dire, non dico ricominciare da capo, però vorrebbe dire ritrovare dei meccanismi che in questo momento sono ben collaudati e che non vanno assolutamente rotti o modificati, perché sennò potrebbero creare dei problemi da quel punto di vista. Ecco, quindi abbiamo chiuso un po' il cerchio, Jack, ma di fatto tu si aspetti una partita veramente facile? Non sono mai facili queste partite, oltretutto... Perché Barbera, poi come diceva Batantono, prima o poi questi dovranno vincere. Prima o poi questi dovranno vincere. Io non riesco neanche a pronunciarlo lì, ci ha segnato anche con la nazionale. Ci ha segnato con la nazionale, poi il Palermo è una squadra anche difficile da interpretare in questo momento, perché non sappiamo come possa giocare, non conosciamo completamente i giocatori, anche perché ha cambiato tanto il Palermo quest'anno. Insomma, è davvero una partita più che difficile, io dico strana. Perché queste partite sono complicate obiettivamente, tu non sai che squadra vai a incontrare e appunto il rischio di perdere o di pareggiare o comunque di perdere punti per strada è dietro l'angolo. Poi oltretutto io vorrei ricordare che negli ultimi anni il Milan ha sempre fatto fatica in queste partite, ha sempre fatto fatica a imporre il proprio gioco. Quindi insomma, vediamo anche se il Milan crescerà da questo punto di vista, se riuscirà anche a far vedere un gioco, a far vedere il bel gioco che comunque abbiamo visto nelle settimane passate anche contro una squadra complicata da affrontare come il Palermo. Firmeresti per 4 punti nelle prossime due partite, Palermo-Inter? Sì, firmerei no, nel senso sarebbe... 4 punti sarebbe positivo. Firmerei per i 6 punti, perché comunque non saranno due partite semplici. Però il Milan in questo momento, anche oltretutto guardando la forma dei giocatori, i 6 punti sono assolutamente fattibili. Quindi insomma, speriamo, cosa possiamo dire noi? Speriamo, perché vincere contro Palermo e Inter darebbe un'ulteriore conferma della, tra virgolette, maturazione del Milan, e soprattutto darebbe punti fondamentali per provare ad arrivare a gennaio al terzo o perché no al secondo posto, e poi magari chi lo sa che Mirabelli ci possa regalare un rinforzo da Champions League. Ecco, tornando invece
chiudendo poi con l'affare che vedrebbe Berlusconi lontano dal Milan, e quindi si sta parlando in questi giorni del viaggio di Fassone in Cina. Mirabelli era presente a Torino, Mirabelli sarà presente a Roma, osservato speciale sarà Paredes. Sì. Sì, un po' complicato da pronunciare perché è argentino, però noi non ci impelaghiamo, ecco. Esatto. E cosa ne pensi? Ci sono novità sul viaggio di Fassone? Mirabelli sta confermando la sua natura, ovvero quella di essere uno scoutman. Lui gira, lui va a vedere dei possibili talenti, come hai detto tu. Era a Torino allo Juventus Stadium per seguire soprattutto tre giocatori del Lione, Tolisso, si parlava di Tolisso, di Fekir, di Mammana per la difesa, appunto. Esatto. Dovrebbe essere Mammana che è già stato nell'orbita Milan, poi appunto dal River Plate è andato al Lione, però a quanto pare ci potrebbe essere, come dire, un tentativo appunto per questo difensore centrale. Della Roma appunto si segue Paredes, perché a quanto pare Montella in vista di gennaio ha chiesto un rinforzo a centrocampo. Se io personalmente dovessi scegliere tra Paredes o Badeli della Fiorentina, io andrei su Paredes, perché è più giovane e in prospettiva è molto più... Beh, io andrei su Verratti, siccome se ne sta parlando, lo so, fantamercato, se proprio dobbiamo scegliere Verratti, direi. E invece su Fassone si parla di un closing che va verso fine novembre, dopo il derby. Berlusconi e Galliani dovrebbero giocare l'ultimo derby proprio il 20 novembre. Caro Jack, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del venerdì. Direi che abbiamo disegnato al meglio quella che potrebbe essere Palermo-Milan. Insomma, speriamo in bene. Ecco, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Ci ha scritto un nostro telespettatore che però probabilmente il fede interista dell'Inter. Che pensi? Te lo dico io che penso che prima, per venire qua, caro Jack, c'era casino in autostrada perché l'Inter, c'era il pullman dell'Inter che stava tornando indietro, quindi . E le macchine si fermavano per fotografare non so chi, perché cioè veramente sono più fotografabile io dell'Inter a questo punto. Purtroppo dopo la sconfitta di ieri sera in Inghilterra, insomma, è un periodo difficile per i nostri cugini, però anche noi abbiamo sofferto un periodo simile. Sì, ma non cosa possiamo più fare? No, esatto. Basta. Ecco, noi risultiamo subito, quindi poi ci bruciamo tutto. Ringraziamo voi per averci seguito. Grazie Jack per essere stato con me come sempre. Grazie poi a te, Mike. Poi su Sport ci sarà una sorpresa, ecco, non per gli amanti del football, ma per gli amanti del volleyball. Del volleyball, perché si allarga ancora l'offerta di Bepi Sport, ci sarà una sorpresa per quanto riguarda la pallavolo. Che dire, restate con volleyball, pallavolo, possiamo chiamarla come vuoi, però la palla è sempre quella, non cambia, insomma. Perfetto. restate collegati. Stiamo collegati, sì, caro Jack. Un saluto a voi tifosi rossoneri, ci sentiremo lunedì ovviamente per parlare di Palermo-Milan, per aprire la settimana rossonera che ci aspetta. Ci sarà la sosta, ma noi ci saremo lo stesso, perché poi il 20 novembre torneremo in campo, torneremo col derby, questione di città, questione di colori, questione di cuore, però prima ci sono il rosa nero e poi passeremo al nero azzurro. Chiuderemo col nero del rosa, inizieremo col nero dell'azzurro, colori che non ci piacciono molto. Ci piace invece il rosso nero, Bebe Club rosso nero, torna infatti lunedì con Michael Cuomo. Jack, magari c'è anche Federica, noi ti salutiamo, tu sarai a casa a twittarci e noi ti aspettiamo qui in studio. Ciao!